Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza e bentornati sul canale. Oggi ragazzi, nuovo episodio della serie Pokémon World. Vi avevo già annunciato che avremmo portato diversi elementi del mondo Pokémon in questa serie. E oggi che cosa vi porto? Vi porto a prendere con me, ovviamente, il videogioco Pokémon Scarlatto, uscito ovviamente il 18 novembre, quindi ce lo recuperiamo. Pokémon della nona gen, fine quindi dell'epoca di Spada e Scudo, che ci ha ben servito, e adesso vedremo un pochettino come saranno i nuovi Pokémon. Io so già che prendo il Fuecoco, e quindi questa sarà una cosa che farò io. Poi voi sotto nei commenti scrivetemi con che starter cominciate, che cosa vi aspettate da questo gioco. Sono ovviamente, ero in trepidante attesa, anche perché le news erano molto sugose, quindi mi aspetto tante cose, ma ne parliamo anche con i video. Vi ricordo ragazzi che se non siete iscritti al canale, intanto dovete cliccare giù in basso a destra e supportarmi per poter portare contenuti di collezionismo. Ovviamente quello su cui mi soffermerò oggi magari è un commento più del packaging e del prodotto, magari confrontando rispetto a come erano i vecchi prodotti. Non farò un gameplay, a meno che ragazzi non me lo chiediate, però a quel punto dovrei aprire un nuovo canale, perché i gameplay non li porto su questo canale, ma in realtà sono più tentato di godermelo in pace e poi di fare un video eventualmente per parlarne. Chiaramente so che su Pokémon World è una situazione un po' particolare, per cui vediamo. Intanto adesso sigla, poi vediamo cosa succede. Allora, intanto sono arrivato da GameStop, vabbè, devo aspettare ovviamente che apra, poi dopo lo recupero. Cosa volevo dirvi? Ovviamente su Pokémon World parleremo dei videogiochi Pokémon, quindi comunque lo farò. È un modo ovviamente per portarvi il prodotto, anche per farvi vedere se vi può piacere o meno. Sicuramente nella storia ritorneremo poi a ritroso e ne parleremo meglio. Questo è più un video che, ripeto, tutto il percorso anche su Pokémon Scarlatto e Violetto, per cui c'è grande attesa. E adesso entro, compro e poi ovviamente ve lo faccio vedere e ne parliamo chiaramente anche di quelle che sono alcune novità, eccetera. Poi dopo, ragazzi, non vi resta che acquistarlo. 2 hours later. Ed eccomi qua ragazzi, missione compiuta, dopo un po' di coda perché incredibilmente c'era un bel casino a prenderlo. Ed eccolo qua, Pokémon Scarlatto, versione base. Come vi dicevo, perché vi è dentro in collezione? Perché il mio obiettivo ovviamente è collezionare tutti i giochi, ovviamente poi recupererò anche Violetto, proprio per avere una specie di raccolta di tutti i videogiochi Pokémon usciti ovviamente della serie principale momentaneamente. Per cui ragazzi, è un acquisto importante. E adesso parliamo un attimo, ovviamente abbiamo quello che è la copertina con Coraidon, quindi con il nostro Pokémon simbolo tra virgolette leggendario, che poi diventa un pochettino anche moto di Pokémon Scarlatto, quindi diciamo che è molto particolare. Ovviamente vediamo ragazzi, faccio vedere un po' di immagini zoomando quelle che sono il retro del nostro videogioco. Ovviamente abbiamo i nostri starter, qualche azione di gioco e qualche elemento. Allora, parlando ovviamente un attimino del gioco, non l'ho ancora ovviamente aperto perché vedete che è sigillato. Quello che stavo aspettando ovviamente era vedere questo nuovo open world. Assomiglierà sicuramente a Leggende Arceus, almeno sull'impostazione, però si spera ovviamente che non siano delle aree ristrette, ma come ad esempio lì che tu dovevi cliccare sulla mappa
e ti ci trasportava, quindi poi dopo avevi Seedel che potevi andare dove volevi, montagne, fiumi, ma comunque limitato. E questo è un aspetto secondo me fondamentale. Vediamo, capire se effettivamente io, ad esempio, parto dalla mia città, posso arrivare direttamente alla Lega senza dover entrare, essere bloccato o comunque con degli accessi. E quindi questo sarà un aspetto secondo me importante da capire. Tre tipi di gioco, nel senso che comunque c'è la classica avventura per le palestre, di cui però, ragazzi, pare ci sia questa novità che tu possa appunto seguire il percorso che tu preferisci. Non c'è un percorso stabilito. Vero è, ragazzi, che bisogna capire come sarà la questione dei livelli. La questione dei livelli dei Pokémon dipende, perché io mi aspetto che se io voglio sfidare la palestra più forte possa andarci subito all'inizio con il Pokémon a livello 5, livello 10. Per cui questo sarà molto molto curioso. D'altro canto, ragazzi, vedremo come sarà invece gli altri percorsi. Un altro percorso è legato alle accademie. Ovviamente saremo degli studenti, l'Accademia Arancio in Pokémon Scarlatto e l'Accademia Uva per Violetto. E ci saranno delle avventure che, legate a un personaggio, Pepe dovrebbe essere, ci porterebbero ad esplorare luoghi segreti della regione di Paldea e trovare i famosi Pokémon misteriosi. Quindi sarà un aspetto importante, un altro percorso che potete fare. L'ultimo è quello delle battaglie con il cosiddetto Team Star, che di fatto sono i bulletti dell'Accademia in stile tipico giapponese, e per cui sarà tre percorsi alternativi. Ovviamente la questione, secondo me, io approccerò facendo i percorsi nello stesso momento, quindi vivendo un pochettino l'avventura a tutto tondo, non focalizzandomi solo su uno e poi fare gli altri, ma andando un po' a percorso importante. Dunque, ragazzi, dal punto di vista grafico, bella la copertina, e per questo, ragazzi, direi che non mi resta appunto che salutarvi. Potete leggere tutto questo anche su Mondo Pokémon. Poi ovviamente farò un video dedicato magari a quello che penso di Pokémon Scarlatto e della nona gen. Ovviamente quello che si aspetterà, le carte Pokémon arriveranno nel 2023. Per cui, ragazzi, per questo video direi che è proprio tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!